Ben ritrovati. In primo piano l'emergenza carcere in Campania, ma anche le difficoltà che si vivono nel sistema giudiziario. Ne parliamo con l'avvocato penalista Giovanna Perna. Ben ritrovata, avvocato, grazie per la sua disponibilità. Grazie a lei, direttore. Responsabile dell'osservatorio regionale delle carceri, proprio delle camere penali. Partirei da un recente viaggio che lei ha compiuto nei penitenziari, soprattutto in provincia di Avellino, tra Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi. Che cosa è venuto fuori? Insomma, qual è la situazione complessivamente? Beh, la situazione è quella che abbiamo più volte denunciato, insomma, che abbiamo iniziato a denunciare già da qualche anno. L'esperienza del Ferragosto in carcere è stata un'esperienza devastante, culminata in altri due giorni di Tour de Force che abbiamo tenuto il 30 e il 31 di questo mese, rispettivamente a Bellizzi Irpino e a Sant'Angelo dei Lombardi. La situazione più critica è sicuramente quella nel carcere di Bellizzi Irpino, dove c'è, sia per il numero evidentemente di detenuti, un sovraffollamento che crea un grosso disagio sia per la polizia penitenziaria, che deve evidentemente in sottorganico, considerato anche il periodo, il mese di agosto, il personale in ferie, quindi evidentemente una situazione ingestibile e insostenibile. Purtroppo i fatti di ultima cronaca, insomma, documentano in qualche modo questa circostanza. Mi riferisco alle aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria. Noi abbiamo segnalato, io in particolare, in questo periodo la problematica sanitaria, che purtroppo mi consenta di dire che il problema psichiatrico è un problema molto serio all'interno del carcere. Lo dico non da medico, ovviamente, perché non è la mia competenza, ma lo dico da operatore del diritto, perché per mia fortuna, insomma, ho la possibilità di accedere all'interno del carcere e di rendermi conto quotidianamente di quelle che sono le condizioni. Tutti i mali, diciamo, che vengono percepiti all'interno del carcere si amplificano evidentemente in un periodo come quello di agosto, dove le patologie ovviamente sono molto più accentuate. Ma non è soltanto un problema, teologico, potremmo dire, è un problema proprio pratico, pragmatico. Al carcere di Bellizzi manca lo psichiatra e questo purtroppo è un problema molto molto serio. Certo, le difficoltà del penitenziario di Avellino sono confermate, se vogliamo, anche dai dati statistici dell'ultimo anno. Ci sono stati episodi di violenza piuttosto allarmanti, anche suicidi, tentativi di suicidio da parte dei detenuti. Come osservatorio delle camere penali, che cosa pensate di fare? Ma insomma, noi abbiamo già in questa esperienza del Ferragosto, abbiamo già con il presidente della camera penale abbiamo pensato a delle iniziative, a parte le segnalazioni, insomma, che sicuramente faremo, alcune già sono state rappresentate, cercheremo di adottare dei provvedimenti. È chiaro che purtroppo non compete a noi risolvere il problema, noi possiamo solo monitorare e verificare e segnalare agli organi di competenza. Lei faceva riferimento a dei numeri, purtroppo sì, questo è il dato raccapricciante ed è quello che crea un po' di allarme, perché se basti pensare che nel 2018 due detenuti si sono suicidati e altri 7 tentativi di suicidio e 36 atti di autolesionismo. Siamo nel 2019, nel mese di ormai agosto, un ricordo, settembre, dal mese di gennaio di quest'anno noi abbiamo già nel carcere di Bellizzi Irpino 6 tentativi di suicidio e 36 atti di autolesionismo, nonché aggressioni al personale, sui 5-6 già aggressioni al personale. Sono numeri effettivamente che destano preoccupazione e che dovrebbero invece appunto far scattare l'allarme e segnalare il tutto e far accendere delle lampadine, dei riflettori, soprattutto da parte del Ministero, del DAP e di chi ha le competenze, perché evidentemente se in un arco temporale così limitato, in un numero di istituti, diciamo un numero di detenuti, in un istituto penitenziario che certamente presenta delle problematiche di sovraffollamento, ma evidentemente in regione abbiamo istituti con numeri molto più alti di detenuti, ma in una circoscrizione così piccola, potremmo dire, paragonandola a Secondigliano piuttosto che a Poggioreale, è effettivamente un dato raccapricciante. C'è anche l'altra faccia della medaglia: in Irpinia, il carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, possiamo dire un penitenziario modello, dove effettivamente si punta al reinserimento dei
dei detenuti nella società civile? Sì, assolutamente sì. L'attività trattamentale è una delle cose più importanti, unitamente a quella sanitaria che pure abbiamo menzionato. Sant'Angelo de Lombardi, potremmo dire, sì, è un istituto modello. Anche lì ovviamente ci sono delle difficoltà, anche lì c'è tanta buona volontà da parte della polizia penitenziaria. Tutto dipende anche molto da questo, da come si intende impostare, insomma, l'attività trattamentale. Ci sono più possibilità, più opportunità, per cui si palesa quasi una sorta di un clima un po' più sereno, più tranquillo. Diciamo, è un carcere che possiamo dire cammina quasi da solo, perché quando i detenuti si sentono impegnati e sono effettivamente concretamente impegnati nelle attività trattamentali, il tempo scorre e soprattutto si esaurisce quella che è la funzione della pena, perché evidentemente l'attività trattamentale è il fine poi cui deve auspicare la pena, cioè un'attività, una funzione rieducativa. La pena deve avere una funzione rieducativa. Se non c'è questo, dal carcere, quando si esce dal carcere, esce sicuramente peggiori di come si è entrati. Certo, intanto l'impegno della Camera Penale per il dramma carcere in provincia di Avellino, ma complessivamente in Regione Campania, quale iniziative metterete in campo? Avete ipotizzato la costituzione di uno sportello, con quale obiettivo? Sì, in realtà la iniziativa locale della Camera Penale è quella di istituire questo sportello all'interno dei carceri presenti sul territorio di Avellino, uno sportello che ha una funzione di orientamento per i detenuti, perché un altro problema importante che pure viene segnalato e percepito all'interno di questi istituti durante la mia visita è quella di purtroppo, ahimè, confrontarmi con detenuti che sono sprovvisti di una difesa tecnica, o addirittura detenuti che, pur avendo un avvocato di fiducia, non vengono correttamente seguiti, mi consenta questa espressione. Purtroppo questo è un dato importante, perché può incidere molto notevolmente su quello che è il sovraffollamento, perché, come lei può immaginare, direttore, anche un solo detenuto, se dovesse chiaramente essere liberato o se gli potesse essere concessa una misura alternativa, evidentemente un numero in meno che all'interno di un istituto con problemi di sovraffollamento è fondamentale. Quindi il nostro obiettivo, abbiamo già individuato una responsabile di questo sportello, l'avvocato Maria Marinelli, che si occuperà di questo sportello e soprattutto di coordinare le attività che auspichiamo possano partire quanto prima. Da un punto di vista regionale, io come responsabile regionale dell'osservatorio mi occuperò sicuramente di avviare una serie di visite all'interno di tutti gli istituti presenti all'interno della regione Campania, per cercare effettivamente di monitorare, coordinandomi anche con i vari referenti locali delle diverse camere penali, insomma, su quelle che possono essere le iniziative da adottare. Senta, avvocato, ma perché è così difficile applicare le misure alternative al carcere, che pure ci sono? Che cosa succede nei palazzi di giustizia, nel rapporto soprattutto con i giudici di sorveglianza? Sì, lei ha centrato un aspetto importante, perché una delle cause fondamentali del sovraffollamento è proprio questo, a mio avviso. Lo dico da avvocato penalista da ormai oltre 20 anni, insomma. E il problema è che c'è un accesso un po' ridotto alle misure alternative. Noi abbiamo un tribunale di sorveglianza, quello circondario di Napoli, che effettivamente è un tribunale che, negli ultimi tempi forse un po' la situazione è migliorata. Purtroppo anche il Garante Nazionale dei Detenuti ha, nell'ultima relazione che ha redatto, effettivamente ha dato atto che il problema del sovraffollamento non è un problema legato ad un maggiore accesso, ingresso di persone all'interno dei carceri italiani. È un problema di accesso delle persone che purtroppo però hanno maggiori difficoltà ad uscire, il che significa che c'è un approccio un po' negativo rispetto alla concessione di misure alternative da parte, insomma, dei magistrati di sorveglianza. Tutto purtroppo dipende da, è un, tutto un sistema che ruota intorno, perché l'accesso alla misura alternativa richiede una istruttoria molto complessa, per cui c'è un problema di cancelleria, c'è un problema di relazioni che non arrivano tempestivamente, il più delle volte le cause vengono rinviate al Tribunale di Sorveglianza di Napoli perché mancano le relazioni, mancano le informazioni di PS, perché evidentemente il magistrato di sorveglianza, prima di concedere una misura alternativa, deve verificare se effettivamente il detenuto è nelle condizioni e ha i requisiti per farlo. Quindi si è un po' resti in questo senso, per cui noi dovremmo
sollecitare il legislatore nel cercare di, diciamo, di agevolare questo accesso alle misure alternative, evidentemente però concentrandoci su quello che può essere un percorso rieducativo e trattamentale all'interno del carcere, perché è chiaro che se il detenuto, voglio dire, gli mancano 5-6 mesi da scontare, insomma, un percorso di pena quasi completamente scontato, è inconcepibile che poi si arrivi a Napoli a fare udienza e manca la relazione finale per poter valutare se effettivamente ci sono i requisiti. Quindi bisogna in qualche modo intervenire anche da questo punto di vista. Ecco, c'è un altro aspetto riferito sempre al problema del sovraffollamento. Ci sono tanti detenuti nei penitenziari della Campania in attesa di giudizio. Perché la celebrazione di un processo continua ad essere troppo lunga, se vogliamo? Lo dicevo, purtroppo i numeri fanno statistica, c'è poco da fare. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli è molto gravato, per cui noi avvocati della rispettive camere penali più volte ci siamo addirittura diciamo battuti per queste difficoltà, diciamo, che abbiamo sia nell'accedere alla visualizzare i fascicoli, sia, come le dicevo, nella gestione di una causa che purtroppo non dovrebbe essere rinviata ma dovrebbe essere trattata, e quindi c'è un problema di cancelleria, di carenza del personale della cancelleria, quindi di completamento dell'istruttoria. Il più delle volte i fascicoli arrivano sprovvisti di istruttoria, come le dicevo, e quindi purtroppo sono i numeri che creano, insomma, qualche difficoltà, e quindi è chiaro che il magistrato di sorveglianza, prima ancora di decidere, insomma, o di valutare, in mancanza di una documentazione idonea, diciamo, tenta a rinviare la causa. Quindi il rischio è poi che il detenuto resta in carcere per un altro anno, perché i rinvii non sono a breve, purtroppo i rinvii sono lunghi, per cui, insomma, abbiamo rinvii non a meno di 3-4 mesi, insomma, e quindi puoi immaginare che questo crea un aggravio, certo, di oneri a carico di personale amministrativo, di funzionari di cancelleria. Per chiudere, si può sperare in una riforma del sistema giudiziario per avere processi più rapidi, secondo me? Io ho considerato purtroppo anche il momento storico che stiamo vivendo dal punto di vista governativo, insomma, dubito che ci possa essere una assolutamente, anche perché purtroppo i papabili di questo nuovo governo, e mi riferisco al Ministero della Giustizia, purtroppo sono quelli che hanno creato gran parte dei danni che oggi, le macerie che oggi, insomma, raccogliamo. E quindi noi abbiamo fatto un lavoro come osservatorio di partecipazione agli Stati Generali a Milano per la modifica dell'ordinamento, della legge sull'ordinamento penitenziario. Purtroppo di queste norme non è stato vagliato nulla, per colpa non si sa di chi, però fatto sta che, insomma, io su questo sono abbastanza sfiduciata. Bene, staremo a vedere. Intanto grazie all'avvocato penalista Giovanna Perna, che è stata nostra ospite per questo approfondimento. Grazie in regia per noi Michele Urciuolo, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.